Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clans qui sul mio canale Dragon's Tale TV. È un po' che non faccio Clash of Clans, è passato un bel po' di giorni dato che ho fatto molto Clash Royale e ho deciso oggi, martedì, di portarvi una novità extra per quanto riguarda il gioco. Se il video vi piacerà, vediamo se riusciamo ad arrivare ai 3000 like. Cominciamo subito. È ormai passata qualche settimana dal grande rilascio dell'ultimo aggiornamento su Clash of Clans, dopo il Clash con i miliardi di sneak peeks, eccetera, eccetera, ma ancora resta un problema, ragazzi, che non riesce a soddisfare la felicità dei giocatori su Clash of Clans. Sto parlando delle risorse. Prima del grande aggiornamento che c'è stato per ultimo per Clash of Clans, sappiamo che c'era comunque il farming e si riusciva, insomma, a mantenere le risorse necessarie attraverso ad esempio il farming per riuscire a migliorare il nostro villaggio. Ma le cose, ragazzi, sembrano essere cambiate radicalmente. È vero che adesso attaccare comunque riusciamo a trovare molto molto bottino, ad esempio 200, 300, a volte anche 600.000 risorse vedendo gli ultimi attacchi anche vostri. Ma è anche vero, ragazzi, ed è questo il problema principale di tutti i giocatori di Clash of Clans dopo il grande aggiornamento, è che ci vengono a sua volta rubate molte molte risorse, non riuscendo quindi, ragazzi, ad avanzare con il gioco come si dovrebbe. Dunque Clash of Clans, per quanto riguarda le risorse, ha preso un po' una piega abbastanza brutta. Ma ragazzi, veniamo alla grande notizia di oggi che Anushka ha pubblicato ieri sul forum ufficialmente. Eccoci qua, ragazzi, ho il telefono in mano, adesso vi faccio vedere direttamente il post ufficiale di Anushka. Anushka scrive: questa settimana, se tutto va bene, vi daremo un'anticipazione su alcune aggiunte per quanto riguarda il sistema delle risorse. Non saremo in grado di fornirvi dettagli e numeri esatti per il momento, ma questo dovrebbe darvi un'idea su che cosa avremo su Clash of Clans. Su che cosa, insomma, sta per arrivare. Quindi, ragazzi, per concludere questo video, la Supercell ha intenzione finalmente di cambiare qualcosa per quanto riguarda il sistema delle risorse nel gioco. Girano voci, ragazzi, però non ne sono assolutamente sicuro, che potrebbe esserci o un aumento, ad esempio, del bonus nella Lega, oppure che quando vinciamo una difesa si possano ottenere risorse. Niente è sicuro, ragazzi, però è sicurissimo al 100% che avremo molto presto, forse il mese prossimo, dicono anche questo, un aggiornamento che migliorerà finalmente il sistema delle risorse di Clash of Clans. Detto questo, ragazzi, grazie mille per la visione, grazie mille anche per il like che avete lasciato e noi dunque ci vediamo molto presto con un altro video. Ciao, ragazzi!